Ciao ragazzi, bentornati su MacMahon.com. Oggi vi faccio vedere qua il laboratorio di elettronica che ho cominciato a costruire. Vi avevo accennato che dovevo creare un ambiente dove poter fare i miei lavori ed eccolo qua. Eccolo qua, ho cominciato a posizionare dei tavoli. Vedete con il materiale che avevo prima, materiale recuperato, ho cominciato a ordinare un po' tutto. C'è un sacco di roba qua in giro. Abbiamo già un problema, nel senso che non c'è l'impianto elettrico qua dentro, c'è solo una piccola luce a LED che ho messo là sopra e nonostante abbia l'impianto fotovoltaico, qua dentro non c'è nessun impianto elettrico se non questo volante che ho appena creato giusto per collegare quelle quattro cose che ho. Vedete che già proliferano le ciabatte, ma non è certo questo il modo di affrontare un laboratorio di elettronica. Quindi vediamo qua che ho comprato del materiale, siamo pronti per creare un impianto elettrico qui da zero e se volete vedere come fare venite con me e vi faccio vedere. Andiamo a vedere. Bene ragazzi, allora adesso andiamo a vedere questo centralino che come vedete è composto da due parti che si separano, una che andrà fissata a muro e una che si avvita sopra e che possiamo chiudere con delle viti. Come vedete ci sono questi segmenti, questo qua infatti è un centralino a 12 posti, ok? Posti che permettono di alloggiare dei moduli, per esempio un modulo come questo è un modulo che occupa due posti, vedete, vengono alloggiati in questa maniera all'interno, oppure possiamo avere questi moduli a un posto solo e quindi averne una quantità ovviamente maggiore. Sul retro abbiamo questa si chiama barra DIN. La barra DIN in realtà è una gran figata perché vi permette, ve lo faccio vedere qua, di inserire su questo meccanismo a molla, lo vedete questo meccanismo a molla che una volta collegato tutto lo spostate con un cacciavite, però in questo modo il modulo scorre e potete metterne uno vicino all'altro in questa maniera. Poi, una volta montato, li troverete in questo modo. Ne avrete visti sicuramente in qualche quadro elettrico, quindi non è certo una sorpresa, però almeno se non li avete mai visti dall'interno sapete come sono fatti. Una volta che questi moduli sono agganciati, facciamo finta che questo sia un impianto definitivo, con un cacciavite, un cercafase, quello che avete, lo sganciate in questa maniera. Ok? Ovviamente ci saranno le viti per chiudere il tappo, le viti per fissare la barra DIN in questa posizione e ci saranno questi modulini di plastica che permettono di chiudere eventuali spazi vuoti. Abbiamo anche la possibilità, questo non è preforato, ci sono dei moduli già preforati con la possibilità di rompere in maniera semplice gli spazi laterali, perché qua dovremo fare dei fori per far passare i cavi, non c'è nulla di pronto quindi dobbiamo eseguirli noi. Qua invece abbiamo la possibilità di fare dei buchi per fissare il modulo centralino a parete, metteremo dei tasselli perché qua non c'è nulla di pronto. Questo qua è un 12 moduli, questo è uno da 8, funziona allo stesso modo e poi andremo a vedere una cosa simile, questa qua, che ci permettono di installare delle prese a muro, prese che potranno essere come queste, delle sciucco o delle prese all'italiana che non trovo,
le ho perse, ragazzi. Erano qua, eccole qui, come queste, una vicino all'altra. Adesso deciderò come disporle. Un'altra cosa che ho acquistato sono questi, sono dei moduli equipotenziali, nome che non dice nulla se non che il potenziale su tutta la barra è uguale. Quindi cosa significa? Che se qua ci metto una fase, su tutti i restanti alloggiamenti avrò la fase connessa senza dover usare tanti morsetti, tante cose. Facciamo arrivare il cavo principale qua. Qui abbiamo tutte le varie uscite, di qua e di là ce ne stanno veramente tantissimi. Al montaggio su barra DIN, quindi noi nel nostro modulino troveremo una cosa di questo tipo. Anzi, probabilmente il tappo non ci starà nemmeno, dopo vedrò come montarlo. Quindi adesso andiamo a vedere sul campo come fare. Prenderemo del cavo e cominciamo a preparare l'impianto elettrico.
Bene, ora vi faccio vedere velocemente alcuni dettagli. Questo è il magnetotermico, vedete la leva di accensione e spegnimento. Qui nella scritta vedete C10, significa che da 10 A, e la linea zigrinata mostra che solo una linea è protetta. Questa con la N è la linea del neutro, che non sarà protetta, mentre c'è la protezione solo sulla fase. Questi sono i fori che permettono l'inserimento del cavo, che si stringono con questa semplice vite. Vedete che mentre giro il cercafase, lo spazio nel buco si restringe per serrare e andare a serrare il cavo, mentre se giriamo in senso antiorario lo spazio si riapre e ci permette di liberare il cavo. Questo è il meccanismo a molla di cui vi dicevo, che permette l'incastro sulla barra DIN e che con un semplice cacciavite possiamo andare a sbloccare. Ora vi faccio vedere qua l'impianto montato. Vedete che ci sono vari tipi di moduli. C'è questo modulo dove è scritto un mezzo, in cui c'è solamente uno dei due capi collegato mentre l'altro è assente, e viceversa c'è il modulo da 16 A qua vicino, che ha entrambe le due linee, sia la neutra che la fase. Questo qua è un modulo doppio da 10 A. Vedete come si può accendere e spegnere semplicemente con la leva. Vi faccio vedere in questo istante lo sgancio dei moduli singoli col cercafase. Vedete, questo è il meccanismo a molla, vedete che anche scivola perché ritorna indietro, vedete com'è, è abbastanza facile. Questo invece è a scatto, adesso guardate, vedete che è scattato, in questo momento resta aperto e riesco con le mani a disinserirlo facilmente, poi lo si può reinserire e con un dito lo possiamo bloccare nuovamente. Qua invece vediamo le prese che sul retro avranno anche qui le viti. State attenti a questo, che è il simbolo classico della messa a terra, quindi lì ci andrà il filo, quello di colore giallo e verde, mentre nei due poli opposti ci andrà la fase e il neutro. Andranno stretti con le relative viti, quindi nulla di particolarmente complesso. Questo è l'asciuco, vedete le lamelle metalliche della massa che andranno collegate al polo centrale, vedete questo qua, mentre gli altri due saranno rispettivamente fase neutro, che potete invertire tranquillamente, sono identici. Per inserire, scusate un attimo,
Per inserire i cavi dovrete, qua non l'ho spelato, ma si inseriscono in questo modo, dopodiché una volta inserito il rame non dovete altro che serrare la vite. Il blocco dei vari moduli avviene tramite quei gancetti di plastica che vi ho fatto vedere adesso, questi qua che vedete col cercafase. Non dovete fare altro che spingerli, li spingete con una lieve pressione, sentite il click del blocco e il modulo è pronto. Dopo può essere volendo sbloccato con un cercafase andando a sbloccare i gancetti di plastica, non sforzando troppo perché altrimenti si rischia di spaccarli. Vedete che è molto semplice comporre le proprie prese a propria discrezione. Qui in questo caso ho messo tre sciuco e due prese, chiamiamole italiane, classiche. Qua vi faccio vedere adesso anche dal retro come si vanno ad incastrare, ma non è nulla di particolarmente complesso. Bene ragazzi, abbiamo finito anche la costruzione di questo primo pezzo dell'impianto elettrico. Spero che questo breve video, diciamo amatoriale per chi non è molto esperto con questa materia, vi possa essere piaciuto. Mi rendo conto che è per un livello piuttosto basso per chi non ha mai fatto questo genere di impianti e quindi mi raccomando, attenzione, non fate le cose a caso, cercate comunque di documentarvi e di basare il lavoro che fate sulle vostre esigenze. Non pensate di iniziare a fare l'impianto elettrico della vostra casa se non avete l'esperienza e le conoscenze per farlo, perché rischiate poi di combinare qualche guaio piuttosto serio. Però finché da mettere qualche presa come quelle che abbiamo messo qua nel laboratorio non c'è nulla di particolarmente complesso. Avete visto come ho fatto, ho aggiunto nel frattempo anche un'altra serie di prese a questo livello. Ci sono molte altre cose che faremo, però nulla di particolarmente complesso. Quindi se dovete semplicemente mettere un paio di prese non c'è nulla di particolarmente difficile da fare. Mi raccomando però le norme di sicurezza, quindi sempre sempre mettere la massa, sempre dividere le prese dalle luci in modo che un impianto sia separato dall'altro e ogni stanza che abbia il suo magnetotermico. Quindi spero di aver dato una mano a chi magari ne sa meno di altri e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, alla prossima!